perché qui hai la possibilità di avere una formazione pressoché globale in medicina nucleare. Si utilizza la maggior parte dei radiofarmaci nella comune pratica clinica, e inoltre è uno dei pochi centri che ha anche un reparto di terapia medico-nucleare. Ho una formazione quotidiana. Io tutti i giorni referto con i miei strutturati, ho una partecipazione attiva nella gestione dei pazienti in ricovero. Inoltre, all'interno dell'università organizziamo dei corsi multidisciplinari sulle patologie, del journal club tra i vari specializzandi, una vasta rete formativa all'interno del Centro Humanitas e anche extra formativa, la possibilità di partecipare a congressi nazionali e internazionali. I turni sono suddivisi equamente con gli strutturati. Facciamo anamnesi mattina, pomeriggio, refertazione PET, refertazione dell'imaging tradizionale, i ricoveri dei pazienti e ambulatorio, quindi la mia giornata ruota attraverso queste attività. Con grande soddisfazione ho potuto partecipare attivamente a un trial clinico terapeutico sui pazienti con carcinoma della prostata e ha avuto anche ottimi risultati, infatti a breve diventerà un'opzione terapeutica nella comune pratica clinica. E siamo stati anche uno dei primissimi centri a poter effettuare questo trial. Sì, e già mi è stata offerta. Penso che in futuro la farò. Allora, come ho detto, la medicina nucleare è un campo sempre in evoluzione. Le richieste medico-nucleari sono sempre maggiori, i centri si stanno ampliando e quindi c'è una grande richiesta di medici nucleari che per ora scarseggiano. I miei colleghi che si sono già specializzati qui in Humanitas, prima della fine della specializzazione, hanno già avuto dei contratti, per cui penso anch'io di poter avere ottime possibilità.